Per me la bicicletta è prima di tutto passione, voglia di libertà, voglia di evadere. È un mezzo che mi ha permesso di fare sport a alto livello. Tutti i giorni la uso perché allo stesso tempo è anche un mezzo formidabile di trasporto e sempre più si sta affermando anche nelle grandi città europee, anche a livello svizzero. Si costruiscono vie ciclabili sicure. Se penso che due domeniche fa il popolo svizzero ha votato per il 75% per vie ciclabili più sicure, il Canton Ticino addirittura sopra la media svizzera. Di modo che la bicicletta però vuol dire anche tanta prudenza, vuol dire attrezzarsi, saperci andare, essere allenati, essere pronti anche a evitare brutti incidenti. Quindi ben venga questo corso Rescue Bike promosso dalla Croce Verde di Lugano, di formare tutte le persone che istruiscono i giovani, quindi nei velo club, ma anche nei circoli ciclo amatoriali, anche nel campo turistico, dove ci sono sempre più guide turistiche che organizzano con dei gruppi delle gite mountain bike. Io consiglio veramente tutte le persone che istruiscono e che accompagnano gruppi di ciclisti sia su strada che anche nei boschi con le mountain bike di fare questo corso. Bisogna dedicare una giornata a questo corso, una bella giornata che si passa in buona compagnia, per avere quelle nozioni minime che possono servire per il pronto intervento e anche nei casi estremi per addirittura salvare delle vite. Quindi un grosso consiglio: fate questo corso. Tra l'altro devo farlo anch'io, lo devo fare anch'io questo corso. Io farei più un video su chi va in montagna, chi va certo su quei sentieri, perché a quel punto se uno casca con la bici in città arriva l'ambulanza in due minuti. Esatto. È lì. Dopo poi evidentemente vedendo età minima 14 anni, ecco, secondo me bisognerà più che altro vedere di fare dei gruppi belli omogenei anche in ordine di età, anche di esperienza accumulata, sì, eccetera eccetera, per evitare di avere dei livelli troppo marcatamente discontinui. Certo, esatto, sì. Secondo me va fatto passare quel messaggio che sei in bici ma non è che vale tutto. Okay. Ci sono comunque delle regole di base, ma lasciando perdere le regole della circolazione stradale, delle regole proprio anche di comportamento che vanno a salvaguardare te, ma non metti in rischio magari qualcun altro che per non metterti sotto magari inchioda e si fa tamponare da qualcun altro. Voi arrivate o siete voi coinvolti, incominciate a capire cosa è successo, a pensare ed attivare un soccorso. Sono indice e medio, non il pollice. Se voi utilizzate il pollice, sentite il vostro. La sua argomentazione è corretta, però è vero che esiste un tema dove i ciclisti a volte si prendono un pochettino di rischio personale e un pochettino di rischio nell'infrazione del codice laddove non esiste una situazione di sicurezza data dalla situazione stradale. Esempio, se c'è un incrocio e il ciclista deve girare a sinistra, se il ciclista viene da Zurigo e ha i 3 metri di spazio avanzato per la bici segnati su strada e in Ticino non l'hanno ancora fatto, è colpa del Ticino, punto. Quindi se il ciclista deve...
inizialmente come comitato di Ticino Cycling abbiamo subito accolto con grande entusiasmo la vostra proposta e vi ringraziamo. Noi pensiamo che tutti i club affiliati a Ticino Cycling dovrebbero perlomeno iscrivere 2-3 monitori a questo corso. Come tutti sappiamo, l'intervento immediato sull'infortunato è spesso e volentieri è determinante, quindi è assolutamente importante che abbiamo dei monitori formati anche nel campo, oltre che tecnico, anche nel campo sanitario. In più aggiungo che come qualsiasi genitore, affidare un figlio a un club che sa che ha dei monitori formati anche in questo campo sanitario sarebbe un valore aggiunto veramente per tutti, per tutto il movimento e per tutti i ciclisti. Quindi sicuramente è un ottimo strumento questo che stiamo mettendo in opera con voi. Ma io personalmente ho imparato tantissime nozioni che non conoscevo e soprattutto, come dicevo prima, è importantissimo, anzi direi fondamentale, l'intervento immediato, quello che abbiamo visto, vale a dire il blocco di un'emorragia piuttosto che una sospetta frattura di un qualsiasi arto. Tutti noi siamo dei potenziali soccorritori quando abbiamo le giuste nozioni, quindi secondo me più persone assumono queste nozioni e più possibilità che nell'immediatezza avremo qualcuno che ci può soccorrere sarebbe l'ideale. Peace.